Diciamo per metterla nel barattolo, voi potete ovviamente fare semplicemente la pallina, ma io mi trovo meglio in questo modo. E la arrotolate su se stessa, ok? Poi la girate da quest'altra parte, fate la stessa cosa. Sì. Questo gli dà forza. Comprimendola e arrotolandola gli date semplicemente forza, ok? Poi fate un paio, finché non avete una pallina praticamente. Okay. Un po' di miele, un po' di frutta matura. Bella carica dolce e batterica. Anche l'uva? Anche l'uva, frutta. Una cosa con sia della frutta. Allora mettiamo dentro e aspettiamo. Aspettiamo cosa? Aspettiamo che moltissimo dolce questa cosa inacidisca. Cioè aspettiamo che da stacco e farina parta una fermentazione che ovviamente deve nascere con tanta pazienza e deve nascere nel giro minimo la prima fermentazione di 48 ore. Quindi noi mettiamo volendo, no, perché ha bisogno di un certo clima. Non ti spaventa, primo non è obbligatorio usare la pallina, ma la porta a casa gli dato un nome. Certo. E dopodiché dovete avere un contenitore. Io adesso ve la regalerò alla bustina, non la lasciate nella bustina. Tre giorni la dobbiamo rinfrescare. Terza alternativa, noi la rinfreschiamo al massimo dopo un'ora, la mettiamo in frigo. Quindi tutto il suo processo sarà più lento e quindi potremo rinfrescarlo ogni 5-6 giorni. Ok? Sono tutti modi giusti, ma a seconda di quello che volete fare, dovete rinfrescare in modo diverso. Cosa c'è di sbagliato? L'azione sbagliata è lasciarla crescere e poi rinfrescarla dopo 10 giorni. E quello è sbagliato perché rischiamo il sistema. Quindi se voi poi decidete come lo volete fare, ci voglio stare dietro. Mangia lo zucchero a disposizione, mangiandolo produce questi gas e il gas fa crescere. Cos'è la maturazione? La maturazione è un processo che avviene mettendo a contatto, basta mettere a contatto acqua e farina e parte questa maturazione, che è un processo che ci aiuta a rendere più digeribile. Questo che si parla tanto di farine che fanno male. Sì, fanno male se questo processo di maturazione non c'è stato. Ma se noi diamo tempo a questi enzimi di mangiare il glutine e di lasciarci solo la parte che ci serve, noi mangiamo un prodotto molto più digeribile. Per questo questa maturazione è importantissima. C'è un'ultima famiglia di enzimi che si mangia di grassi, ma di grassi ce ne sono pochi e quindi poco ci interessa. Abbiamo detto che sono due processi, ma non vanno di pari passo come velocità. Divisione dei pani. No, Giulia, metti la manina dentro. Ecco, sentite la consistenza, perché deve rimanere questa consistenza bella elastica. Ragazzi, vi è piaciuta la lezione? Interessante. Riprese.
bene la farina. Perché vi dico bene? Perché dobbiamo fare in modo di bagnarla un po' in tutte le parti. Quindi la versiamo un po' al centro, poi vediamo dove è asciutta e la versiamo un po' da un'altra parte. Non deve essere un impasto molle, dovete semplicemente inumidirla. Quindi se avete tutti l'acqua, io comincio e vedo la bagnate man mano, io vengo a vedere come va. Ok? È di lato, capito? Ma semplicemente inumidita. Ci siamo? Ma soltanto inumidita la farina. Bene, tu adesso stai mettendo al centro, ora raccogli quella, mettila praticamente al centro la farina e tu bagna i lati. Perché non dovete fare. L'acqua è finita, l'acqua è finita, c'è, ma soltanto l'acqua. Bene, versata tutta l'acqua? Sì, Diana. Versata. Brava. Sì. Ok. Ma ragazzi, un impasto molto molle che non assorbe l'acqua. Bisogna metterla gradualmente. Sono fatti così, c'è una prima parte di impasto, poi c'è un impasto, deve crescere e raddoppiare, dopodiché si sgonfia questo impasto, si fa la pensatura, se volete fare i panini, si fa una pagnotta e si becca un secondo raddoppio. Quindi il pane per prassi, poi ci sono delle ricette particolari che hanno semplicemente una lievitazione, ma il pane per prassi ha bisogno di due lievitazioni, quindi a metà viene sgonfiato, fatto ricrescere. Ok, quindi questo, quando voi sentite prima o seconda lievitazione, quanta acqua mettiamo, ne abbiamo parlato per la pasta madre, quanta acqua mettiamo rispetto alla farina, quella è l'idratazione. Ci sono tante ricette che parlano di un tot di farina e il 50% di acqua. È un impasto molto gestibile perché è compatto. Allora, bravo. Tutte a fare autolisi. E fatelo nei pezzetti più piccoli possibili e mi butta dentro. Senza girare. Buttatelo dentro il pezzettino. C'è il programma. C'è il programma. Ma il pezzettino lo buttate dentro. Questa è pesante. Allora, metodo dito semplicemente questo. Abbiamo detto prima che quando dobbiamo informare l'impasto non deve essere finita la lievitazione, ma ci deve essere ancora un minimo di spinta. Deve restare
ecco, vedi, resta un pochino di segno, vuol dire che è pronto, quasi per me, è pronto praticamente. Se torna indietro immediatamente, quindi tu togli il dito, lui si chiama indietro. Brava, se sì, a mano a casa, in una parte di acqua, nell'ultima parte di acqua, diciamo anziché la salvezzetta, la fate nei 50 grammi, sciogliete con un frullatore di immersione. Come va? Insomma, dai, dai. Allora, però se sei fatti a mano, e quindi avrete un pane, se mi cresce bene, non mi fare scherzi, come fa fattitacce, come l'uovo, e dicevo, avrete questo pane, se riusciamo a tagliarlo, la caldo, e con, non i buconi, per avere i buconi dovete alzare l'idratazione, più acqua e sgonfiare meno quando formate la pagnotta. Io invece sgonfio il più sgonfiabile. Voi troverete a fine prima limitazione delle bolle, se voi le sgonfiate e pirlate bene, vengono carine. Vedete che nel frattempo si è un po' aperto. Ok? A tre si fanno con un impasto mediamente idratato, cioè non con l'impasto molto molli, deve essere un impasto abbastanza sostenuto che vi possa tenere questa lega 3. Allungate l'impasto, fatene quasi un rettangolo, non dovete andare precisi perché lo stiamo facendo con netti, fate quasi un rettangolo, prendete, mi vedete? Prendete una parte e la portate al centro e schiacciate, prendete quest'altra parte e sormontate ed ecco qui che vi trovate tre strati, 1, 2 e 3. Questa è la piega 3, questa è la prima metà della piega 3, perché poi la piega va completata facendo il giro dall'altra parte. Così e così. Ok? Questo è finito il primo giro di piega 3. Senza, se voi continuaste con altre pieghe si strapperebbe, quindi siccome l'impasto fa resistenza, voi lo fate rilassare. L'aspetto non è male, è veramente bello. Allora, spento? Sì, penso di sì. Aspetta, questo? Sì, perché. Ok. Bello, Loredana, è venuto bene. Ok. Adesso anche che c'è caldo. Bello. No? Ancora pure morbido. Sì, non si è asciugato. Dai, pure il caldo, però lo vogliamo assaggiare. Come si chiama questo tipo di mollica? E questa è una mollica mediamente. Allora, più questa che faccio, considerate che adesso sta venendo dietro al coltello, quindi si sta compattando. Però ecco, io la faccio così, non lo faccio mai tutto bucato, perché questa per esempio. Thank you.